Vai. Allora, intanto volevo ringraziarvi tutti per essere venuti qui, aver affrontato le zanzare, che ce ne saranno parecchie, per questa serata dedicata alla letteratura, alla presentazione del libro Cerchi sull'acqua di Alessandro Robecchi. Questa serata, per questa l'organizzazione, dobbiamo ringraziare l'associazione Equilibri, l'Ecoistituto della Valle del Ticino, il Canoa Club che ci ospita e il ristorante Pirog che dopo ci offrirà un l'autoaperitivo. Io direi che ci siamo tutti, siamo rilassati, siamo a posto, possiamo cominciare parlando di questo romanzo. Ti evito la manfrina che è stato pubblicato il giorno del lockdown. Che... Sono pronto anche su questo. No, vabbè, ma dai, facciamo qualcosa di un po' diverso. Allora, Cerchi nell'acqua è il settimo romanzo con i protagonisti Carlo Monterossi, però questo romanzo a me ha colpito particolarmente perché ha questa virata di focus, i protagonisti diventano Ghezzi e Carella, Monterossi fa da testimone e c'è questa parte iniziale, diciamo, questo discorso che fa Ghezzi che vale secondo me il romanzo intero, quando asfalta Monterossi. Sì, con tutto un discorso molto bello sui miserabili, su questa realtà sotterranea che chi vive nel benessere non vede. Ecco, quanto l'attualità, la realtà ti ispirano, diventano terreno fertile con cui lavorare per i tuoi romanzi e per questo specialmente? Grazie di essere qui, dividiamoci le zanzare. Domanda difficile, nel senso che è vero, innegabile che il Monterossi, che è il mio protagonista solito, sta un po' laterale, però nonostante stia laterale, appunto, ha un ruolo, perché poi il dossier etico morale di tutta la storia lo tiene un po' sempre lui, insomma, è un po' lui che un po' che racconta, è un po' che tira le somme, insomma, di quello che succede nella storia. Comanda sempre la storia, quindi il motivo non è stato studiato a tavolino, era una storia, diciamo, più buia, più scura, più noir, che necessitava l'azione dei miei poliziotti, che sono due sbirri di basso rango, quindi due poliziotti da strada, diciamo, non ai piani alti della questura, e quindi è gente che entra in contatto con un mondo parallelo di piccoli delinquenti, di gente che vive in quella zona d'ombra tra il legale e l'illegale, prostituzione, gioco d'azzardo, droga, insomma, quella manovalanza della delinquenza che è quella con cui entrano in contatto poi alla fine i poliziotti. E quindi era una storia in cui il Monterossi non c'entrava, non aveva un ruolo, però al tempo stesso mi piaceva sottolineare la siderale distanza di una vita come quella del Monterossi, cioè un bon vivant che non ha problemi di reddito, che lavora in televisione, che vive nell'attico nel centro di Milano, scusate, a cui Ghezzi racconta questa storia dicendogli dall'inizio: lei non potrà capire, Monterossi, perché alle sue latitudini di reddito non si possono capire quelle vite lì così sconfitte già all'inizio, e quindi il ruolo del Monterossi, anche se non è nella storia, nell'impianto, nella trama, è sempre un po' centrale. Dopodiché la domanda, diciamo così, irrispondibile è come la realtà agisce sulle tue storie. Beh, è molto difficile da dire, cioè io bisognerebbe fare dei discorsi, cioè tutte le narrazioni e il noir soprattutto è
per forza agganciato alla società che lo sostiene, no? Cioè ogni indagine su un delitto è un'indagine su una società che contiene quel delitto. Anche quando voi leggete Agatha Christie o i romanzi inglesi dell'Ottocento, il delitto della camera chiusa, perché la battuta ormai l'assassino è il maggiordomo? Perché? Perché erano romanzi scritti dall'aristocrazia per dei lettori aristocratici, i protagonisti erano sempre degli aristocratici e quindi l'assassino non poteva essere dei loro, cioè doveva essere lo stalliere, la cameriera, il maggiordomo, cioè c'era una cosa, come dire, di classe anche lì. E comunque la prima cosa che fanno degli inquirenti quando trovano il morto per terra, come dicono loro, è interrogare il morto, cioè capire chi è, che nemici ha, che giri di soldi, se deve dei soldi a qualcuno, se qualcuno li deve a lui. E quindi ogni indagine su un delitto è un'indagine sulla società che lo contiene, no? Gli scenari di Chandler erano la California e Hollywood degli anni 40, è ovvio che tutto quello che succedeva lì dentro aveva a che fare con quella società lì. Io scrivo dei libri che si occupano del qui e ora, cioè di dove siamo noi adesso, perché pretendo che ci dicano qualcosa sulle nostre vite, diciamo. E quindi è ovvio che li ambiento nella Milano di adesso. Casomai ci sarebbe da fare un discorso sulla narrazione di Milano, su come va stravolta, su come va rivista, ridisegnata. Però insomma mi viene abbastanza naturale quando ho in mente una storia e incomincio a scriverla di dove si ambienta, e Milano è una città che si presta tantissimo a questa cosa, perché essendo una città molto piccola, chi ha visto delle altre presentazioni già lo sa perché lo dico sempre, ma insomma è una città molto piccola dove quindi le diseguaglianze sono molto vicine tra loro, cioè se tu scendi una fermata della metropolitana trovi un mondo, la fermata dopo è un'altra cosa, cioè sembra un'altra città a volte, no? Faccio sempre il caso del quartiere di San Siro, cioè un quartiere dove ci sono i ghetti, veri ghetti, case popolari costruite prima della prima guerra mondiale, quindi che stanno lì da più di 100 anni, diroccate, e a 100 metri ci sono le ville dei calciatori con la piscina, quindi cioè, è una città, Roma che è grande 10 volte tanto, i quartieri sono molto più, come dire, le diseguaglianze sono un po' più staccate, quindi è anche una città bella da raccontare perché giri un angolo e c'è un altro mondo, ecco, spero di aver risposto. Sì, sì, no, beh, se poi vogliamo anche pensare alla, come si chiama, alla cronaca attuale, i fratelli bianchi, i picchiatori, il protagonista negativo del romanzo è questo Vinci Guerra che è un picchiatore, ammazza la gente a botte, diciamo che hai raccontato ancora prima della cronaca questi mondi sotterranei. Ma i balordi esistono comunque. No, allora, sulla trama sapete che non è che si può dire tanto in un giallo, quindi arrangiatevi, non so come dire. Diciamo che i miei due sbirri stanno in una fase di stanca del lavoro, quindi uno si prende le ferie per dare la caccia a un balordo che non l'ha pagata tutta, è uno che esce di galera, si è fatto 4 anni invece di 10 o 12 come gli spettavano, perché ha trovato delle scorciatoie, cioè aveva dei bravi avvocati, e insomma, poi parleremo della giustizia che è una cosa che mi interessa. E l'altro invece Ghezzi, che è uno sbirro di 60 anni che ha fatto la sua carriera, che è stanco, che insomma è sfiduciato dal lavoro che ha fatto per 30 anni, viene invece incontra o viene insomma contattato da una sua vecchia conoscenza, una signora che si prostituisce, ma anche lei sui 60, quindi un'anziana prostituta, diciamo così, che sta con un uomo che fa il ladro di mestiere e che fu il primo arresto del Ghezzi, quindi già entrano delle Madeleine, delle nostalgie, dei ricordi, e gli chiede, che è sparito, e gli chiede quindi ritrovamelo, naturalmente in via molto informale, senza fare una denuncia di scomparsa, quindi diciamo è un'indagine parallela che Ghezzi fa nei ritagli di tempo, diciamo così. Nel
frattempo il suo socio Carella fa quell'altra inchiesta che è un po' più pericolosa, un po' più rognosa, correndo dietro a uno molto più pericoloso, e poi lentamente queste due storie si intrecceranno in una storia sola. Qui mi fermo perché sennò no, ce n'è ancora, diciamo, questo sta persino nella quarta di copertina, quindi questo si può dire, e si sporcano un po' tutti, nel senso che tutti si contaminano un po' con questo sottobosco che su cui indagano, e qui sta un po' il discorso sulla giustizia. Cioè io sono convinto, ma insomma, guardando la società, guardando il mondo, si capisce molto spesso che la legge e la giustizia sono due cose abbastanza diverse. Cioè non sempre quello che è legale è giusto, non sempre quello che è giusto è legale, e queste due cose stridono molto spesso, che se stridono a noi come cittadini va bene, ci pensiamo, eccetera, se stridono invece per uno che di mestiere fa quel mestiere lì, cioè fa il poliziotto, è la legge e quindi è tenuto ad applicare una cosa che a volte fa a pugni con la giustizia, e questo, diciamo, dilemma etico, se lo coglie un poliziotto o un magistrato, per carità, diventa, come dire, più spinoso, e quindi c'è a un certo punto la domanda di: mi sporco per fare giustizia oppure no? Cioè tradisco le mie regole per una regola più alta oppure no? E questo qua è un po', diciamo così, il cuore del libro. Poi c'è un'altra fessura nel pavimento in cui la gente cade, si fa male, si rompe le gambe, che è un'altra ancora differenza. Cioè la giustizia come noi la conosciamo, cioè il tribunale, entra la corte, l'avvocato, il faldone, il vostro onore, eccetera eccetera, è una cosa, e il senso di giustizia che noi abbiamo dentro di noi è un'altra cosa, no? I giudici, gli avvocati lo dicono sempre: noi cerchiamo la realtà, la verità processuale, non necessariamente la verità, e diciamo così, l'intercapedine tra queste due cose mi interessa. Cioè credo che lì dentro ci siano delle vite da raccontare, degli incidenti, non so come dire, della gente che si fa male, che ci lascia anche la pelle ogni tanto, e se al centro di questo, come dire, dilemma etico ci metti i due poliziotti, le cose si complicano un po'. Beh, questo è quello che rende poi anche interessante l'evoluzione di Ghezzi e Carella, perché se io ricordo, mi sono riguardata appunto la prima apparizione di Ghezzi, che vestito da Al Capone, appassionato di travestimenti per stare sotto copertura, quindi quasi un po' una macchietta, e pian piano evolve, diventa, acquisisce questa anche potenza drammatica in questo romanzo, perché vuole intervenire per riallineare appunto la legge alla giustizia in questa frattura che si è creata e che per lui è forte, importante, insomma. E diciamo che il simbolo è poi la lavatrice. Sì. Il suo. Vabbè, perché è la vita. No, è vero, è vero. Io adesso farò una confessione: io non è che li controllo più tanto i personaggi, cioè nel senso che. No, nel senso che è vero. Nel primo libro la polizia praticamente non c'era, cioè c'era, ma faceva talmente una brutta figura che praticamente non c'era. Ai fini dello svolgimento della trama non c'era. Tant'è vero che quando è uscito mi ha scritto uno che mi ha detto: sì, beh, è bello, il libro mi è piaciuto, mi sono divertito, però cazzo ci fai fare una figura. E io gli ho detto: minchia, ma perché, lei chi è? Ed era uno sbirro anche importante, diciamo così. E adesso è mio consulente, cioè quando non so delle cose che lo chiamo, così almeno mi faccio perdonare. No, ma è vero questo, però è anche vero che Ghezzi è un personaggio che io amo moltissimo, perché
è un intanto perché è una brava persona ed è un po' lo sbirro come tutti vorremmo gli sbirri, non so come dire, li vorremmo così, cioè gente che anche cerca di capire perché tu sei finito nel baratro, no? Cerca persino coi peggiori delinquenti, cerca un pochino di mettersi sempre nei loro panni, un po' per questioni di indagine, cioè per capire cosa potrebbero fare, e un po' anche perché ha una pietas molto anche denunciata, cioè non nascosta, no? Non deve fare il duro, per quello c'è Carella che va benissimo, e quindi ha del disincanto, ecco, nei confronti di sto mestiere che fa da 30 anni, rimanendo sempre ai piani bassi della graduatoria, sempre vice sovrintendente, ma insomma mai più di questo. E a un certo punto glielo dice il suo capo, qua glielo dice: tu non fai carriera perché tu dovresti leccare il culo a quelli sopra e fare invece il culo a quelli sotto, mentre tu preferisci parlare con i portinai, con i baristi, e quindi non diventerai mai un questore, diciamo. E Ghezzi si dice: ma noi è per i baristi e per le portinaie che ci facciamo questo culo, questa vita che facciamo, no? Cioè è per i bravi baristi e le brave portinaie. E quindi c'è anche un po', come dire, di idealismo nel Ghezzi, ma non quell'idealismo fesso, diciamo così, è più dato dalla valutazione delle piccolezze che vede, cioè poi... Il problema è un po' questo, che le cose per cui si ammazza la gente sono sempre quelle 4 o 5 dai tempi di Aristofane, cioè la gelosia, l'invidia, i soldi, la Roma, cioè non so come dire. E quindi Ghezzi è un po', come dire, sfiduciato del genere umano perché ne ha viste di tutti i colori, però al tempo stesso questo l'ha anche reso più pietoso. Mentre Carella invece, che è la... diciamo l'altra parte degli occhiali, non so come dire, perché proprio sono perfettamente insieme, fanno un personaggio intero, è quello incazzato, cioè uno sbirro vero, è lo sbirro a cui parte la sberla, è lo sbirro che ricatta l'informatore per farlo parlare, cioè è uno che ha i metodi più spicci, però è anche uno, e questo lo fa andare d'accordo con Ghezzi, che prende le cose sul personale, cioè ogni indagine è... I colleghi dicono: Carella cerca ogni balordo come se gli avesse scopato la fidanzata, cioè, e in effetti Carella è anche uno che parla con le vittime, cioè vede la foto della morta in un altro libro, dice: signorina, lo prendo io quello che ti ha fatto male, cioè la prende molto sul personale. Quel combinato disposto di questi due investigatori fa, secondo me, consente secondo me di sviluppare la storia su più piani, quello più diciamo sbirresco, quello più indagini che interessa di più il lettore di gialli di solito, che vuole arrivare alla fine e capire chi è stato, e invece un altro che ti restituisce un po' l'importanza delle vite degli altri e quindi anche un po' delle nostre, no? Io sono della linea Chandler, ovviamente non mi interessa tanto il chi, cioè il romanzo che arriva all'ultima pagina per sapere chi è stato, secondo me è un po' superato. A me interessa il come, il perché, le motivazioni che ti portano a fare determinate cose, e questi due personaggi mi aiutano, insomma. Ecco, citi molto Chandler come tuo modello letterario, inevitabile. Sono degno. Ma quali altri sono i tuoi modelli letterari per quanto riguarda sia la narrazione di Milano che quella appunto noir? Ma guarda, io... è un discorso scivoloso perché si rischia sempre di... Chi ti credi di essere, no? Però io sono un po' allergico a sta roba qua del genere, nel senso che un bravo giallista secondo me è Dostoevskij, perché Delitto e Castigo è un noir notevolissimo. Un altro è Zola, cioè secondo me nessuno può scrivere niente sul rimorso se non ha letto Teresa Racan. So come dire, cioè, quindi ecco, questo per dire che una volta non si facevano queste distinzioni, no? È un romanzo, no? È un giallo, è un noir. C-
cioè cose un po' che a me non interessano, potrei citare, i giallisti, siccome i giallisti si incazzano quando gli dici che sei un giallista, allora si sono fatti tutta una preparazione che va dalla Bibbia fino, no, c'è la Bibbia, Caino, Abele, cioè il primo omicidio, il primo noir, diciamo, però al di là di questo, molto spesso grandi scrittori hanno usato il giallo come un pretesto, penso al Gadda, del pasticciaccio di Via Merulana, che è un capolavoro, ma dove il giallo poi a un certo punto si perde, insomma. Eppure attraverso il giallo ci ha raccontato quella Roma là, cioè è meraviglia, cioè, quindi non divido tanto per generi, cioè se uno mi deve dire un giallo meraviglioso dico Zola senza problemi. Attualmente amo moltissimo Winslow, la trilogia del confine è una meraviglia, e tra l'altro l'ultimo, il confine, ha quel 3 o 4 capitoli del ragazzino che parte dal Salvador per arrivare in America, che sono un saggio perfetto sulla politica trumpista di adesso, dei muri, no, dell'allontanamento, dei migranti. Quindi, cioè, voglio dire, nonostante sia riconosciuto come il più grande giallista vivente, Winslow scrive in realtà un libro di storia, cioè la trilogia del confine vale Guerra e Pace, secondo me, non so come dire. Quindi faccio un po' fatica a dirti chi amo molto. Non, leggo poco gli italiani, mi scuso, ma perché quando scrivo non li leggo, perché ho sempre paura che uno tiri fuori un trucco che sto tirando fuori io, quindi non va la via. Mi piace molto Elroy, ovviamente, e tutti i grandi, insomma, cioè ovvio che non è che posso dire no, sì, ma non mi piace, ecco, cioè, ovviamente leggere un Maigret, poi i Maigret sono bellissimi perché ne sono usciti 75-78, e quindi in ogni casa che vai c'è sempre un Maigret da qualche parte che ti puoi rileggere, insomma è una... Oltretutto nessuno dice la serie di Maigret, nonostante ne ha scritti 72, no? Mentre qua adesso basta che scrivi due libri e già la serie, vabbè. No, invece su Milano il discorso è più complicato, perché Milano è una città che è stata raccontata benissimo nel Novecento, penso a Testori, Scerbanenko per i gialli, il Bianciardi della vita agra, ma anche del lavoro culturale, poi insomma ci metterei, vabbè, Gadda, non lo dico neanche, quindi... Come dire, anche il Lombardo fuori da Milano, no? Penso alla trilogia di Vigevano, di Mastronardi, che secondo me è un capolavoro della letteratura italiana. Insomma, Milano è una città che è stata raccontata bene, molto bene. Dopodiché, a metà degli anni Ottanta, i maledetti anni Ottanta, da cui non usciremo mai, è prevalsa una narrazione di un altro tipo, molto monodimensionale, no? E Milano è diventata la città della moda, del design, dei soldi, belle vetrine, bei negozi, belle macchine, belle donne, via della Spiga, il quadrilatero della moda. Adesso qui siamo vicini a Milano, quindi tutti ci andrete spesso, la conoscete, però la percezione che si ha di Milano, io vado a fare le presentazioni in giro per l'Italia, è quella lì, cioè cazzo, Milano, il grattacielo, è quasi una cosa ormai subliminale, no? Quando il telegiornale scrive Milano, vedete i grattacieli di Piazza Gaio Lenti, il Bosco Verticale, cioè ormai è Milano, è quella roba lì nella percezione, e io che la amo molto perché ci vivo da sempre praticamente, contesto tantissimo questa cosa, perché ne fai veramente una macchietta, cioè ne fai una specie di caricatura, non so come dire. Sì, Milano, il design, la moda, via della Spiga, andiamo? No, non è così, è una città con 3 milioni di abitanti di giorno, 1,5 di notte, quindi cioè, è una città in realtà che si sposta, che ha dei quartieri, non voglio fare il giochetto, il quartiere ricco e la casba, no, non è solo questo, è anche, c'è un semicentro borghese che funziona bene, le periferie funzionano, i trasporti funzionano, questa idea di efficienza milanese molto... come dire, darwinista, cioè una città costruita per chi vince, chi perde viene mandato ai margini. È una città che ogni tanto fa delle pulizie etniche. Io mi ricordo quando ero, avevo 20-25 anni, adesso quindi sto parlando, c'erano i tram a cavalli, ma
il Corso Garibaldi come la conosciamo ora, 40 anni fa, e qui c'è un pezzo in cui Ghezzi se la ricorda, era molto diversa, era una zona molto popolare, povera, a ridosso del centro. Negli anni 80 c'è stata fatta una pulizia etnica per cui i poveri sono stati spostati verso le periferie, e lì il metro quadro è arrivato a 5, 8, 10, 12 mila euro al metro quadro. Quindi adesso, se andate in Corso Garibaldi, è un po' Parigi come se la immagina un milanese, e ci stanno i ricchi, cioè, in 10 anni, diciamo così, è stata fatta una vera pulizia etnica. Questo succede periodicamente in altri quartieri, adesso toccherà l'isola, Porta Nuova già in corso, Chinatown già fatto, cioè, come dire, è una città dove che premia chi vince, eppure bisogna raccontarla anche nelle sue cose. C'è un problema che tutti quelli che ho citato prima, da Bianciardi a Testori, Scerbanenco anche, ma ci metto anche Iannacci, ci metto anche Fo, diciamo, ovviamente, erano capaci, in un momento di grandi luci, cioè durante il boom economico, quando tutto doveva essere positivo, ottimista, che bello, staremo sempre meglio, di vedere le ombre. Ecco, nella narrazione attuale di Milano si vedono molto spesso le luci e sempre meno le ombre. Ecco, io vorrei dire, dove ci sono tante luci ci sono anche le ombre di solito, quindi bisogna raccontarle. Poi a me le cose, come dire, che ammorbidiscono, non mi piace l'ottimismo obbligatorio, cioè anche questa roba di efficienza di Milano, sì, certo, è la città del mercato, quindi è efficiente per forza, cioè è una specie di sintesi capitalistica del paese, dove il capitalismo funziona meglio che nel resto del paese. Quindi io lo dico a voi, no, perché siete di qua, quindi peggio per voi, ma insomma, quando lo dico a quelli delle Marche o della Puglia, gli dico: guardate che quando vi dicono il modello Milano è una minaccia, non è una promessa, cioè state attenti perché vi toccherà anche a voi. Ecco, e appunto questa bella narrazione di Milano così complessa, eccetera. E io mi sono accorta di un'altra cosa in questo romanzo. Appunto, parte questa Milano sotterranea, notturna, molto di più rispetto ad altri. Il commento del narratore si è fatto molto meno presente, molto meno insistente rispetto agli inizi, ed è pressoché scomparsa la musica. Ecco, come mai? Beh, a parte Monterossi, appassionato di Dylan come lei, come mai questo romanzo è meno musicale? No, dunque, sì, è vero. Non c'è il Monterossi, quindi non c'è Dylan, è citato credo solo una volta, però sta in buona compagnia perché è citato insieme a Majakovskij, quindi cioè, come dire, Dylan sarebbe contento, credo, anche Majakovskij, se potesse dirlo. Dunque, il problema è questo, che c'è sempre della musica sotto, ovunque, adesso qua no, ma insomma a Milano sempre, basta entrare in un negozio, eccetera, eccetera. Io la uso in svariati modi, cioè la uso come sottofondo. Per esempio, quando il Monterossi ha avuto l'avventura di essere ospite di una famiglia peruviana, finalmente sono uscito da Dylan e ho sentito un po' di son peruviano, di quello buono, insomma, jazz cubano, quella roba lì. Qui no, perché il sostrato culturale di cui parliamo non si presta per quella roba lì, non ha tempo per quella roba lì. Quello che una delle cose che volevo dire, poi riprendo questa roba della musica, è che quando noi pensiamo alla delinquenza, noi ne pensiamo in un modo astratto, sì, quello lì è un delinquente, in realtà si tratta di una società che è una caricatura della nostra società, in cui le ingiustizie, le diseguaglianze sono molto 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 più gravi. Cioè, se voi fate una cazzata in ufficio, vi fanno una lavata di capo, oppure vi danno, non so, al massimo vi possono licenziare, lì ti ammazzano invece se tu fai uno sgarro grosso a qualcuno. Cioè, è tutto molto più gerarchico, è tutto molto più severo, e quindi non c'è tempo per
quelle cose lì, cioè la musica è una questione di uso normale, la radio della macchina non ha una ricerca, diciamo, non c'è un sostrato culturale come invece tu trovi se quando parli per esempio delle comunità etniche. Lì c'è sempre una grande attenzione alla musica, perché uno vuole sentire la musica di casa sua, diciamo così. Il vecchio di Dove sei stanotte sentiva il cofanetto sulla storia del flamenco, cioè ci sono dei riferimenti, mentre quella lì è una società che riferimenti culturali non ne ha, quindi questa è una spiegazione, diciamo, per dire come mai è meno musicale. Su Dila nel Monterossi non vorrei annoiare perché magari qualcuno l'ha già sentita, però io ci avevo all'inizio, io ho fatto un peccato originale che era quello di beccare un protagonista che non fosse un poliziotto, un carabiniere, un magistrato, cioè non è uno che d'abitudine fa quel lavoro lì, cioè Montalbano va in ufficio e c'è il cadavere sulla scrivania e quindi è il suo lavoro, Monterossi no, poveretto. Questo mi serviva perché volevo mettere davanti a delle cose grosse come il bene, il male, il delitto, il dolore, uno come noi, cioè uno normale, diciamo, che non è abituato, ecco. E sto cazzo di Monterossi ci aveva sempre degli amori andati, insomma gli dovevo dare un amore vero, vero di quelli non ci lasceremo mai, che fa ridere, ma insomma facciamo finta di crederci, e allora gli ho dato uno mio che era Dylan. Che, di cui io sono, diciamo, abbastanza diciamo, appassionato, perché poi gli esperti sono più bravi. E questo però aveva delle ricadute, cioè aveva anche delle altre motivazioni. Intanto mi consentiva una punteggiatura nel racconto, perché ogni volta che Monterossi si trova davanti a uno spostamento del cuore, a un dilemma umano, etico, amoroso, pensa sempre se c'è una strofa di Dylan che lo può tirar fuori dai guai, diciamo così, aiutare. E un po' perché Dylan è come la Bibbia, è come Shakespeare, cioè tu troverai sempre un verso di Dylan che dice quella cosa lì meglio di come la diresti tu, no? E poi pensandoci, lavorandoci sopra, elaborando questa roba qua, e in effetti poi i poeti servono a questo, cioè a che servono i poeti? A dire meglio di come lo diremmo noi delle cose. Cioè, io dico sempre ai ragazzini che vedo agitarsi, che non sanno bene come fare per sedurre, leggete le poesie, cioè amor canulla amato amar perdona, cioè non è che te le inventi tu, cioè è un modo per dire una cosa che minchia, quello lì l'ha saputa dire bene, e quindi le citazioni dei poeti servono a questo, cioè un poeta mi presta delle parole per dire delle cose che io non direi così bene, e quindi Dylan mi serviva anche per questo, insomma. Bene, allora passo adesso alla domanda da fan sfegatata. Ma lei quando scrive, sì, beh, no, non lo faceva ai concerti di avere, adesso faccio la domanda. Allora, ma quando scrive c'è una colonna sonora che l'accompagna, che le dà il ritmo, che preferisce rispetto ad altre? No, no, cioè, allora dividiamo la domanda in due. No, mi dà fastidio, cioè per esempio non tengo niente in cuffia, neanche quando correvo, diciamo, mi dava fastidio perché o trovi una cosa che c'ha il tuo ritmo, che però è difficile, o se no mi depista, e ho sempre paura di trattare male tutte e due le cose, cioè sia la musica che sento male, sia no, la colonna sonora c'è sempre, perché c'è sempre casino in giro. Io poi scrivo d'estate a un tavolino in un bar sulla spiaggia, e quindi io sono abituato a scrivere con i ragazzini che gonfiano i canotti, con il compressore, che voglio il ghiacciolo, una pizza al tavolo 13, e quindi questo mi piace perché non mi impegno, diciamo, oppure appunto con la radio del bar, e quindi la colonna sonora dell'estate so tutto perché passa tutta quella merda lì. Questo per quanto riguarda mentre scrivo fisicamente. In realtà io c'ho un caso specifico poi che su un altro libro, in realtà io per scrivere c'ho bisogno di un'ossessione, cioè io mi devo innamorare
di una cosa. E quindi studiare quella cosa lì, entrarci dentro, per cui tipo quando ho scritto Follia Maggiore, per esempio, mi ero innamorato di Rossini, cioè avevo sentito la Petite Messe solennelle, che è una roba che lui ha scritto in vecchiaia, quando non scriveva pubblicamente musica da 30 anni, quindi è stato un suo ritorno sulle scene, ha scritto una messa da requiem, quindi non una cosa divertente, che però è divertentissima, cioè perché Rossini poi era un paraculo, quindi era... e quindi ho scavato, poi ho cercato Rossini, quello più leggero, quello cosa, e quindi ho scelto come personaggio del libro una soprano. Un soprano, perché si incazzano moltissimo se dici una soprano, ho scoperto tutte queste robe qua. E quindi ho cominciato a studiare un po', sono andato a vedermi un paio di opere, le ho cercate in rete, ho comprato dei dischi, ho parlato con delle soprano, naturalmente tutte nemiche una dell'altra, no, quella è un mezzo soprano, perché hai parlato con lei, no? Cioè è un mondo divertente, diciamo. E se non avessi avuto, poi il libro era un'altra cosa, non è un libro sulla lirica, diciamo, è un giallo, però se non avessi avuto quell'ossessione lì, non l'avrei, o l'avrei scritto in un altro modo. Quindi se penso ai tempi in cui ho... ho scritto Follia Maggiore, sì, mi ricordo dei tempi di grandi Callas, Rossini, figli che mi mandavano a cagare perché appena entravano in macchina partiva la Callas e quelli mi dicevano tu sei pazzo, ti facciamo interdire, oppure per esempio mi ricordo quando ho scritto Torto Marcio stavo studiando il Dylan Blues, quello di Love is Thieves, 2001 più o meno, che è un Dylan molto acustico, molto blues, con delle sfumature, un mood molto, molto, molto blues, molto malinconico, e quindi forse anche quello poi si trova nel libro, se uno lo sa, naturalmente se uno non lo sa no, però ecco, cioè, la musica è importante perché può far parte di quelle ossessioni lì. Quello che sto scrivendo adesso c'ha ancora altre ossessioni, che non vi dico naturalmente, altre ossessioni, però ecco, se cioè, mi trovo molto difficile, io anche quando ho in testa una storia, ho bisogno che quella storia lì sia in qualche modo sporcata dall'ossessione corrente, che non è controllabile, cioè non è che io dico, mi alzo la mattina e dico adesso Rossini, no, cioè mi deve capitare. Bene, allora io direi che possiamo anche dare spazio alle domande, appunto approfondire dal pubblico, curiosità su questo romanzo, su altri, visto che possiamo approfittarne. Qualcuno vuole proporsi? Il linguaggio, perché mi sembra molto diretto, molto... Io non ho letto. Vai. No, dicevo che non ho letto niente, però da come parla mi sembra un linguaggio un po'... Colorito, diretto, oppure mi sbaglio? E anche molto ironico, direi. Insomma, ti sta sgridando perché dici le parolacce. Allora, quello del linguaggio è un discorso che mi interessa molto, per vari motivi. Uno è perché adesso fortunatamente anche la fiction ha fatto dei grandi passi avanti, ma io sono figlio di quell'epoca in cui i telefilm si chiamavano telefilm, ed era divertente vedere che tutti parlavano allo stesso modo, cioè a parte il fatto che quando trovavano il cadavere dicevano perbacco, non esiste, cioè, non è proprio, cioè prendiamo 1000 poliziotti, li mettiamo davanti a 1000 cadaveri e nessuno dirà perbacco, cazzo invece lo diranno in tanti. Primo. Secondo, il linguaggio è oggi è la porta d'ingresso di ogni ambiente sociale, cioè io si capisce di chi stai parlando dal suo linguaggio, e quindi io credo che i dialoghi siano importantissimi, quindi come parla la gente è importantissimo. Io poi sono un grande fan di quei film americani in cui
il dialogo era una partita a ping pong, no? E questo mi piace molto. E quando un magistrato, per esempio, parla con un poliziotto di strada, è evidente chi è il magistrato e chi è il poliziotto, proprio per la scelta delle parole, l'uso della costruzione delle frasi, le parolacce che ci finiscono in mezzo, le esclamazioni. E io sono molto attento a come parla la gente normale, cioè è una cosa a cui sto proprio attento. Ci riporta tra l'altro a quella roba di Milano che dicevo prima, dove le differenze di classe sono ormai quasi antropologiche, cioè in Corso Magenta non si mangia, non ci si veste come al Giambellino e allo stesso modo non si parla allo stesso modo. Quindi è anche una cosa di distribuzione di classe sociale. Dopodiché io sono per una... un po' imbarazzante parlare io della mia scrittura, diciamo che di solito lo devono dire i critici, ma insomma sono per una scrittura molto fluida e che assomigli il più possibile al racconto, no? In questo io amo molto la letteratura russa perché è sempre un racconto a un altro, non è mai, no? È sempre rivolta verso l'esterno. Questo mi piace molto. Anche in questo libro il fatto che Monterossi si sieda lì nel suo salottino e Ghezzi gli racconta una storia fa molto romanzo russo, cioè il vecchio generale che racconta, e dopodiché che lui lo sta raccontando tu te ne dimentichi nella storia, però è sempre un aggancio lì. E quindi il linguaggio è molto secco per quando richiede ritmo. E quando richiede velocità di azione, la trama, l'inseguimento, e però secondo me deve sapersi anche, come dire, fermare e rarefarre quando invece sei nella fase più di riflessione. In questo qua, ecco quello che mi sono dimenticato di dire nella domanda sulla musica, lo dico adesso, cioè un testo scritto, infatti io ora alle prof dico sempre fateli leggere ad alta voce i ragazzini, perché hanno un suono le parole, cioè la pagina ha un ritmo, un suono, è un po' come il jazz, cioè c'è l'accelerazione, c'è la cosa a cui devi star dietro, però poi c'è anche la pagina che ti fa respirare, bisogna da lettore, infatti io dico che bisogna leggere più che scrivere, cioè da lettore io amo molto quando riesco a seguire questo ritmo nel racconto, no? Ed è una cosa a cui io tengo moltissimo, certe volte addirittura tu stai un'ora o un pomeriggio a cercare la parola precisa, cioè quella parola lì, quella proprio precisa, e magari a volte la trovi e poi quando rileggi ti accorgi che è meglio una meno precisa che però suona meglio, e questo è credo che sia una cosa che si impara facendolo. Io adesso è uscito il primo libro in Francia, no? E allora me lo sono riletto un po' in francese anche per vedere come l'avevano tradotto, e ci sono delle cose che adesso scriverei in un modo diverso. Cioè ogni tanto dico, cazzo, io ho scritto sta frase qua, ma adesso se dovessi riscriverla la scriverei in un modo diverso. Quindi è una cosa che si impara, che cresce da sé, però è fondamentale secondo me che la pagina abbia un ritmo. Se c'è la pagina piatta non va bene, non so come dire. No, vorrei chiedere... mi pare di aver letto che lei si è accostato alla narrativa relativamente tardi, giusto? No, l'ha detto lei, ok. Volevo sapere come è avvenuto questo, cioè lei ha sempre scritto però, no, come giornalista, insomma, in altri settori. Se è una cosa magari che aveva nel cassetto da tanti anni, se è successo qualcosa di preciso che l'ha... Grazie. No, l'ho detto io da vecchio perché... No, anche se uno ha scritto giovane scrittore, giuro, cioè, questo ci rassicura perché si è giovani scrittori fino a 90 anni a questo punto. No, allora io ho fatto per tanto tempo il giornalista, anche in modo molto anomalo, diciamo, ho fatto il critico musicale per tanti anni per l'Unità, quando l'Unità era un giornale importante, diciamo così. Poi ho lavorato a Cuore,
quindi ho fatto un giornalismo più di, diciamo così, commento, satira, però ho scritto molto per Il Manifesto come editorialista, diciamo così, anche adesso continuo. E quindi tutto quello che pensate male del giornalismo io sono d'accordo, cioè mi scrivo, sono d'accordo, ho sempre fatto un giornalismo un po', diciamo, di nicchia, ecco, però non è che difendo la professione, non l'amo per niente. Però devo dire una cosa, almeno ai tempi, diciamo, quando ho iniziato io, era una cosa che ti responsabilizzava molto sulla parola scritta. Cioè io ho incominciato, sono diventato professionista nell'82, quindi fanno quasi 40 anni, e io credo in questi 40 anni di aver scritto tutti i giorni, magari salvo qualche Natale, qualche sabato e domenica, però più o meno io ho scritto tutti i giorni. Questa è una cosa che insomma ti fa avere una consuetudine con la parola scritta, poi nei giornali peggio ancora, perché scrivimi 50 righe, no, non è arrivata la foto, scrivine 80. È chiaro che tu non è che puoi solo aggiungere 30 righe, devi ricomporre, cioè è una cosa che ti a un certo punto. Poi ho scritto un paio di saggi, insomma, ho scritto una biografia di Manu Chao che mi aveva molto divertito ai tempi, perché mi ha fatto diventare amico di Manu Chao, quindi basta quello. Un altro saggio per La Terza di cose più satiriche, e semplicemente io ero un dico ero perché adesso ne leggo meno, però ero un appassionato del noir, e mi ricordo che un'estate di 5-6 anni fa, quando è uscito il primo libro, ero al mare e mi annoiavo molto, perché fortunatamente faccio un lavoro che mi ammazza 15 ore al giorno, però poi ho 3 mesi d'estate liberi, e stavo leggendo un giallo che mi ha fatto incazzare proprio, cioè io poi rivendico che se non mi piacciono li mollo, non è che bisogna finirli per forza i libri, mi ha fatto incazzare perché era una di quelle cose tipo col gemello, sai, quelle gemelsosia, non mi ricordo, insomma, e c'avevo sta storia in testa da un po' di tempo, ho detto guarda, proviamo a scriverla, e non avevo neanche un agente in realtà, cioè non sapevo neanche a chi darlo il libro, non è che avessi dei contatti nell'editoria, per cui però avevo un mio editor alla Terza con cui avevo fatto un libro precedente, gli ho detto senti, io sto scrivendo un giallo, leggitelo, dimmi se ti piace, dimmi tu, cioè se mi dici di no, bah, non mi offendo, tranquillo. E lui lo lesse e mi disse dai, fantastico, vendiamolo, e io naturalmente vendiamolo, cioè, lo prese Sellerio, io sono molto contento, cioè è stata una cosa, diciamo così, un po' casuale, però anche un po' dettata cioè io ho fatto tante cose, ho fatto la radio, ho fatto i quotidiani, i settimanali, la televisione, cioè volevo avere uno spazio mio di libertà, no? Dove nessuno ti dicesse no, scrivi 40 righe, no, scrivine 60, ecco, no, dove, se lo decido io, se mi servono 40 righe o 60, se per un personaggio mi bastano 3 pagine o me ne servono 300, cioè per me è come avere davanti un prato col cavallo, una prateria, dopodiché è più difficile, nel senso che devi, cioè sei tu che devi starci attento, non prendere le misure, essere consapevole dei tuoi limiti, cioè non. Però devo dire che sono molto contento, perché è uno spazio davvero di libertà, che io continuo a fare gli altri lavori, però ecco, mi dà una valvola di libertà, che in modo che quando devo ridurre un pezzo da 90 righe a 40, invece di bestemmiare dico ah, ma che peccato che non è il mio libro, che facevo quello che volevo. Ancora la radio quando devi fare un minuto e mezzo, no? Un minuto e venti. Sì, avevo due domande a questo punto. Una è, abbiamo qui la serie di Alessandro Becchi, e quindi devo partire dal primo perché non ho mai letto niente. La seconda, conosce Milano molto bene perché ci abita. Quanto è importante però anche essere il giornalista? Cioè essere giornalista è un qualcosa che aiuta nel scrivere la storia, ma mi viene in mente Izzo, anche lui era giornalista, e Izzo mi ha fregato perché ho letto la trilogia partendo dal secondo per caso, per cui Izzo.
Rousseau è un maestro, anche se inizia dalla penultima pagina, diciamo, quindi non... No, sulla prima domanda, come dire, è una domanda un po' difficile per me. Secondo me non c'è una cronologia. Allora, io, uno dei motivi per cui io non amo la definizione di serie è che quando scrivi una serie tu sei costretto a introdurre degli elementi orizzontali tra un libro e l'altro, no? Cioè... in modo, quindi tu quando stai scrivendo un libro in realtà stai già pensando a come scrivere il prossimo. Questa è una cosa che a me mi devasta, io lo odio, nel senso che io voglio scrivere un libro che ha un inizio, una fine, come nell'Ottocento, un inizio, una fine. Magari poi nel libro dopo ci sono gli stessi personaggi, però è un'altra storia, dall'inizio alla fine. Quindi io direi che uno può cominciare dall'ultimo e poi, se gli piace ovviamente, tornare indietro, oppure dal primo e andare avanti. Non c'è un ordine, diciamo così. Certo, nello sviluppo dei personaggi poi uno magari se legge l'ultimo e poi legge il primo vedrà che il personaggio era meno sviluppato, cioè aveva meno cose che poi riconosce, ma insomma non è una cosa che dà fastidio. Non è che tu leggendo l'ultimo dici ah, non capisco una cosa perché era nel libro prima, ecco, questo no. Quindi no, per quanto riguarda fare il giornalista, guarda, sì e no. Nel senso che io conosco molto bene Milano perché ci abito da sempre, quindi anziano giustamente, e quindi sto lì da sempre. Ma fare il giornalista aiuta, secondo me, perché ti fa vedere più ambienti che altrimenti non vedresti. Cioè, io ci sono dei posti, delle persone, degli ambienti che ho visto perché facevo quel mestiere lì, perché mi ci mandavano, ma parlo di quando ero ragazzino, che facevo anche la nera, che cioè, come dire, che giravi la città in posti dove i cittadini normali non vanno. Poi da quando ho incominciato a fare il commentatore, ovviamente non ho più fatto il giornalista di quel tipo lì. Però secondo me, ripeto, è una cosa che forse non aiuta, ma nemmeno ti ostacola, anzi ti fai, secondo me, una capacità di vedere diversi ambienti anche con un distacco, cioè di cui non fai parte. Noi viviamo nel 99% del nostro tempo in ambienti di cui facciamo parte, cioè la famiglia, l'ufficio, gli amici, cioè posti in cui abbiamo il nostro posto. Ecco, fare il giornalista ti piazza ogni tanto in posti dove non è il tuo posto. Cioè, se io vado all'assemblea degli azionisti di Mediobanca, diciamo, non è il mio posto, è un posto dove non andrei se non facessi quel lavoro lì, però è anche utile per vedere invece un altro mondo, un altro orizzonte. Quindi da quel punto di vista lì può essere anche utile. Poi Izzo non è una parte che sono onorato del, come dire, però Izzo faceva il giornalista di nera, quindi era ancora un'altra cosa. Conosceva, per esempio, nell'ambiente dei giallisti italiani ci sono dei giornalisti che vengono proprio dalla cronaca nera, penso a Colaprico, per esempio, che ha fatto anche libri con Balpreda, cioè, come dire, ecco, può aiutare a conoscere quell'ambiente lì, ecco, però non più di questo, ecco. Ok, sì. È indubbio che lei conosca Milano. Io la adoro per come scrive di Milano. È una cosa mia che sento molto mia. Ma la Irina c'è veramente? La portinaia ucraina. Catrina, se non ho sbagliato. No, perché sennò chi le fa da mangiare? Questa è un po' la domanda, però, cioè, un po' come che fascista quell'attore che fa Mussolini, cioè, personaggi. No, Catrina c'ha una sua genesi, ovviamente, che è il mio sogno della mia vita, diciamo così. Io, siccome mangio a degli orari assurdi, faccio un lavoro per cui torno, non torno, i figli ogni tanto dicono ma mamma, chi è quell'uomo? E quindi ci sono un po' sì, un po' no, torno a mezzanotte, però c'ho fame, cioè, nel mio frigo ci sono le ragnatele. Il mio sogno è avere una Catrina, e quindi è una mia proiezione, cioè una, però non solo che cucina, che so buoni tutti, diciamo, quasi.
una che ci pensa lei, cioè che tu non ci c'è una, come sanno le signore in sala, c'è un momento agghiacciante nella vita delle famiglie che è quello verso le 19, quando si dice cosa si mangia stasera, porca, che per me, guarda, io piuttosto non mangio, però c'ho dei figli a cui devo dare da mangiare, che stupidamente ho educato alla democrazia e quindi hanno diritto di veto, sembra di stare nella UE a 27 paesi, dove basta che uno dice no, io no, porca, che ti crolla tutto quello che avevi costruito, povera moglie cucina poco, quindi adesso i figli sono grandi, quindi è l'anarchia totale, però ecco, avere l'idea di una che ci pensa lei, che tu apri il frigo e c'è come il frigo del George Sank di Parigi, non so come dire, cioè che c'è dentro l'ira di Dio, un po' già cucinato, un po' da cucinare, un po' che ti puoi fare il guacamole alle 2 di notte, quello lì è il mio sogno. Poi purtroppo Monterossi ce l'ha perché è ricco, io no, ma poi non potrei avercela anche perché con quattro, cioè una famiglia, è più una roba da single, diciamo, come il Monterossi, forse anche quella è una proiezione, tra l'altro. Lo posso dirlo perché non c'è la moglie. Ah, oh cazzo! No, lo so. Andiamo alla testimonianza. Bene, allora direi che chiudiamo sul cibo, visto che è arrivato anche il nostro aperitivo. Vi ringrazio tutti per la presenza, ringrazio Alessandro Robecchi per la piacevole conversazione, ringrazio l'Associazione Equilibri di aver creato questo evento e questo istituto, il Canoa Club Rinnovo e la Libreria Memoria del Mondo, quindi grazie a tutti. Aggiungo una cosa e chiedo a Nora di venire qui, perché Nora ha organizzato una cosa molto importante, io dico quando la campagna invade la città. Nora, sinteticamente racconta cosa hai combinato e cosa succederà il prossimo fine settimana. Si chiama Eco Festival del Parco Sempione, è una sorta di festa del solstizio d'estate, ma a Milano. Sono 2 giorni, sabato e domenica prossimi, dalle 4 a mezzanotte, alle 4 letture per bambini e merenda ecologica, poi incontri sull'allattamento e lo svezzamento, rispettivamente sabato e domenica, poi le ecoletture con i giovani volontari del Comune di Milano che abbiamo formato l'anno scorso sulla lettura a voce alta, e sono sostanzialmente brevi presentazioni di 3-4 minuti di libri a tema ecologico. Poi ci sono i miei spettacoli, non tanto per inserirmici per forza, ma perché il budget era quello, quindi potevo solo regalare i miei. Quindi faccio il rifiuto dei rifiuti sabato e la parola amianto la domenica. E poi c'è una cena ecologica, un picnic, nel senso che saremo per terra. E la sera 2 film, Cowspiracy sabato sull'impatto ambientale degli allevamenti, e domenica invece Fukushima, il coperchio sul sole, che forse qualcuno di voi ha già visto a Castano. Ovviamente tutti loro sono già partner, cioè una grande partecipazione delle associazioni, dell'Ecoistituto. Il 5 agosto ci sarà la Memoria del Mondo a vendere appunto i libri ecologici, e speriamo che la questura ce lo faccia fare. Allora, i libri di Alessandro Robecchi li trovate alla vostra a destra. Che era la prima volta, è stata bravissima. Allora, alla mia sinistra invece un minimo di aperitivo. Naturalmente, essendo qui lui, fatevi firmare i libri. Se volete. Oh no, è obbligatorio. Grazie.